titolo della relazione che mi è stato suggerito è La cooperazione, le sinergie e il ruolo delle donne. E mi occupo di tematiche appunto legate al genere, legate alle espressioni dell'economia popolare che le donne hanno nel paese dell'America occidentale, anche nella finanza. Certo, non è facile fare un discorso complessivo perché, come è stato appunto sottolineato prima, come è evidente, l'Africa è un continente enorme, le lingue parlate sono tantissime, quindi le donne sono donne di diversi paesi, sono ognuna di noi è una donna, quindi sono insopportabili, ovviamente. Però esistono delle riflessioni che possono essere fatte che non sono soltanto generiche, e questa è una suggestione che per esempio ci viene anche da questo processo per l'attribuzione del premio Nobel alle donne africane, che vuol dire che comunque c'è una ricerca, una riflessione, che c'è qualcosa che queste donne più di altre, ma in generale, le donne ci raccontano. E senza parlare, voglio ricordare il premio Nobel a Elinor Ostrom, la prima donna che ha preso il premio Nobel per l'economia, che non è africana, è una donna, e che si occupa della gestione dei beni comuni, e le donne si occupano della gestione dei beni comuni, e le donne africane soprattutto, adesso non voglio fare delle generalizzazioni, ma hanno un ruolo molto importante nella gestione delle località. E proprio anche nell'economia, e l'ultimo rapporto ONU del 2009, uno degli ultimi rapporti, ha per tema proprio l'accesso delle donne alle risorse economiche e finanziarie, proprio perché è ormai riconosciuta la centralità del fatto che il miglioramento dello stato economico di una donna equivale al miglioramento del suo nucleo personale e familiare, ma anche della sua comunità di appartenenza. Esiste una continuità e una sensibilità forte proprio rispetto all'habitat, rispetto al luogo di vita. Io mi sono occupata soprattutto di associazioni piuttosto piccole, e spesso legate alla gestione del risparmio del credito, ma non solo. Però voglio, prima di affrontare questo argomento, voglio ricordare che esiste da parte anche delle donne africane una grandissima capacità di mettersi in rete attraverso gruppi anche internazionali per affrontare insieme temi che vanno dalla diffusione della conoscenza dei diritti civili e umani, pensiamo alla rete UNDAF e DAF, a Radò e ancora ad altre, che hanno azioni capillari attraverso delle donne che si chiamano paragiuriste perché vengono formate, pur non essendo laureate, come giuriste, che diffondono e conoscenze e danno sostegno e consulenza tecnica. E questa è una, però voglio dire, questa capacità di mettersi in rete è importante anche per quanto riguarda l'impresa. Ci sono moltissime reti di donne imprenditrici specifiche per ogni paese, io conosco abbastanza bene il Senegal, ce ne stanno moltissime, ma ci stanno anche reti internazionali. Proprio il 15 novembre una riunione che c'è stata in Mali, che riuniva la rete delle donne operatrici economiche del Mali, il comitato di coordinamento della rete delle economiche dello spazio UMOA, cioè dell'Unione Monetaria dell'Africa dell'Ovest, che comprende circa 8 paesi, Unione Monetaria dell'Africa dell'Ovest, non economica monetaria, solo monetaria in questo caso, e a cui partecipano circa 17.000 donne, e l'Unione delle Politiche Economiche del Burkina Faso, che sono state aiutate in questa operazione per la firma di una convenzione a favore delle strategie economiche e della rappresentanza delle donne del mondo economico, anche dalla Fondazione per il rafforzamento delle capacità in Africa. Quindi quello che voglio dire è che io mi sono occupata di queste associazioni locali, ma esistono chiaramente dei movimenti a livello nazionale e internazionale molto forti, non più intellettuali. Io sono contenta di essere occupata di queste forme, diciamo, più alla base, anche perché credo che questo mi ha permesso di conoscerne degli aspetti legati anche ad un vissuto culturale e proprio antropologico, che dà una specificità che cambia nei luoghi e che credo sia importante non sottovalutare mai, anche quanto riguarda la nostra realtà, la realtà di nessuno, anzi soprattutto va valorizzata, perché sono stata contenta, penso anche in luce in qualche modo che anche l'intervento prima del mio, questo Pasquale Muro. Chiaramente la promozione e l'inclusione delle donne nelle politiche di sviluppo ha una storia che risale agli anni 70, la conosciamo, ci sono stati vari momenti, le filosofie sono state diverse,
Diciamo che spesso proprio è stata fatta attraverso la funzione delle associazioni, che a volte erano associazioni costruite ex novo, soltanto come parte, come sviluppo e basta, però qualche volta è nata questa consapevolezza dell'importanza invece di riconoscere delle forme locali. Per esempio, voglio citare soltanto una conferenza, proprio anche dall'altro, promossa dalla Cooperazione Italiana nel 2007, quella che si chiama la conferenza di Bamako, che ha permesso un confronto tra le rappresentanti di moltissime associazioni di tutta l'Africa occidentale, per dire appunto che c'è stato man mano un riconoscimento della potenzialità di queste forme di associazionismo. Moltissime altre agenzie internazionali, forse è tutto un discorso difficile da fare, ovviamente, no? Sulla strumentalizzazione o non delle associazioni, però è proprio di questi anni il riconoscimento, il progetto di Mitra della FAO, per esempio, raccontava proprio di questo, la messa a rete tra le associazioni, bene, male, non lo so, però c'è un riconoscimento in qualche modo di forme che poi sono più o meno rimaste fedeli a se stesse. In ogni modo, ovviamente abbiamo sentito questa mattina discutere della società civile in Africa, no? E di come un rinnovato interesse per lo sviluppo locale, attuale anche dalle politiche di decentralizzazione che stanno imponendo negli ultimi anni in molti paesi dell'Africa occidentale, abbiamo in caso la valorizzazione del movimento sociale. E qui siamo a quello che dicevo prima. E di nuovo voglio sottolineare il fatto che sebbene ci sia un rischio di generalizzazione di cui bisogna sempre tenere in considerazione è anche vero, per esempio, che ci sono stati degli studi, e penso soprattutto ad alcuni studiosi dell'Università del Quebec che lavorano sulla creazione di ricchezza in contesto di precarietà, appunto, che hanno in qualche maniera sottolineato la presenza di tratti simili in molte associazioni della società civile in contesti geografici diversi in qualche maniera. Cioè, ad esempio, Yao Assoba sottolinea come negli ultimi 20 anni il movimento associativo di base abbia assunto sempre più una funzione di inserimento non solo sociale ma anche politico ed economico, assumendo quasi un carattere transculturale nella sua funzione di risposta all'immobilismo dello Stato postcoloniale, alla crisi economica e ai disastri provocati dalle politiche di aggiustamento strutturale in molte aree dell'area occidentale. Io sono studiato nel 2000, poi ovviamente sono aggiunte altre cose. Comunque, quello che voglio dire è che noi proprio negli anni 80, no? Che assistiamo al proliferare di tutta una serie, proviamo alla visibilità, a rendersi visibili di tutta una serie di movimenti legati alla società, alle società locali, e tra questi proprio a quelli femminili. Ovviamente c'è un discorso anche legato proprio alle nuove responsabilità che le donne vengono a risolvere in questo periodo. Per questo periodo la crisi occupazionale e la disoccupazione maschile e tanti altri fattori, tagli ai servizi di base, come dire, hanno messo le donne in condizione di doversi coordinare tra di loro per affrontare tutta una serie di problemi che sono molto simili per tutte, tant'è che la conferenza di Pechino parlerà proprio di una femminilizzazione della povertà che è in qualche maniera caratterizzata e resa più forte dalla degradazione dell'ambiente che distrugge le basi dell'economia rurale e di quell'economia di sussistenza in cui le donne giocano un ruolo fondamentale. È determinata dall'accesso limitato delle donne alla maggior parte delle risorse, pensiamo a tutto il discorso della terra, all'accesso al credito, ma anche proprio all'accesso scolastico, all'alfabetizzazione, perché pensiamo appunto anche a tutto il discorso legato a i quattruplici ruoli, i mille ruoli che una donna deve in qualche maniera ricoprire, no? Che vanno appunto da produzione, cura dei piccoli, cura dei vecchi, produzione di reddito e via dicendo. Allora, ora la diffusione delle associazioni femminili nell'area, io sono occupata soprattutto di Senegal, mi sono occupata anche di un po' di tutta la zona dei paesi Umoa, soprattutto per la microfinanza, però mi ha portato anche a poter avere uno sguardo su altre forme di espressione, quindi la microfinanza, tutte le casse mutue, tutte le varie casse di villaggio femminili, no? Ma anche un po' cercare di vedere quella che era la letteratura sulle formule, diciamo, tra virgolette, locali.